Mister, l'appetito viene mangiando, due vittorie, ora si va su un campo proibitivo, però la Serie C insegna che non ci sono campi proibitivi, ci sono partite difficili, tutte. Tutto è difficile, assolutamente sì. Tutto è difficile e andiamo a Pontedera sicuramente per fare la nostra partita, consapevoli, come ho detto a fine partita con l'Olbia, nella conferenza, secondo me è la squadra più in forma, togliendo il Monza, quella è un'altra caratura, ma come squadra e come risultati e prestazioni credo che sia la squadra più in forma in questo momento. Ma non dobbiamo pensarci, dobbiamo rispettare i nostri avversari, andare lì con molto rispetto, molta umiltà, ma dobbiamo pensare alla nostra prestazione e soprattutto continuare ad aver fame di risultati perché è una partita da recuperare e possiamo guadagnare posizioni in classifica e prendere punti importanti a Pontedera. Chi mancherà, chi ci sarà, chi mancherà lo sappiamo, Capogna e poi Bastrini, credo. E chi ci sarà E invece? Migliorini, non ci diamo Migliorini, mai, sì. però fa parte del nostro. Sì, sicuramente giocherà qualcuno che ha energie fresche, voglio tutte a disposizione, l'ho detto ai ragazzi nelle tre partite, sicuramente ci sarà qualche cambiamento, perché è giusto così, perché il viaggio è lungo, perché abbiamo giocato 2 giorni, sì, 2 giorni fa e sicuramente sarà chiamato in causa qualche giocatore che magari ci può dare pronti via qualcosa di un po' più di freschezza, ecco. Tipo Danna? Tipo Danna, tipo Fall, gente che comunque i ragazzi sono entrati. Simone ha fatto una grande partita a Gozzano, è entrato 20 minuti e lo ripeto insieme a Fall, lo stesso Maffei. L'arma in più per un allenatore è la panchina, perché a partita in corso puoi determinare e puoi ribaltare un risultato, vincere una partita e lo si può fare solamente con la disponibilità dei ragazzi che mi stanno dando. E giustamente domani qualcuno rifiaterà e qualcuno verrà chiamato in causa dal primo minuto. Cosa ne pensa del piccolo sfogo di Michael Negro che, insomma, ha detto di aver vissuto 2 mesi pesantissimi e di essere uscito dal tunnel domenica, io credo. Ma io non avevo dubbi su Michael, nel senso che la caratura del giocatore è indiscutibile. Michael ha sottolineato qualcosa, un suo stato d'animo che ha vissuto da grande uomo perché non ha mai fatto trapelare la sua frustrazione interna, no? La sua delusione un po', perché lui si soffermava soprattutto sugli aspetti umani e non calcisti. Io ho fatto delle scelte e l'ho aspettato, io ho detto io ti aspetto perché per me è un giocatore importante e quindi adesso spero che lui continui così, continui a migliorare perché secondo me conoscendo un po' il giocatore, in quello che mi ricordo io credo che Michael ancora sta facendo vedere nelle ultime due partite quello che è in grado di fare. Ma secondo me si può divertire ancora tanto di più perché ha ancora margini di miglioramento e ancora, secondo me, il vero Michael, pur giocando una grandissima partita sia a Gozzano che domenica, ma il vero Michael Non ancora l'abbiamo deve visto. arrivare e poi secondo me verrà veramente il bello perché è in grado di far divertire il pubblico, è in grado di essere pure incisivo in zona gol. Tornando a Pontedera, durerà 90 minuti questa trasferta toscana o 180, compresa Pistoia, naturalmente. Noi pensiamo a Pontedera, pensiamo a ritornare, a recuperare energie, a fare 2 giorni qui d'allenamento e sicuramente a Pistoia ci saranno forse altri interpreti perché il viaggio è sempre lungo, ma è il rush finale prima di andare in vacanza perché poi dobbiamo incontrare l'Arezzo e lo dico e lo ribadisco, non importa come, certo, giocando bene secondo me hai più possibilità di vincere, ma dobbiamo avere fame di punti e dobbiamo cercare di andare alla pausa natalizia con più serenità e poter programmare il girone di ritorno. Grazie.